Gianni Aman è uno dei nomi di punta delle serie televisive e del cinema turco. Nato a Istanbul l'8 novembre 1989, Yaman ha completato la sua formazione prima al liceo italiano e poi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Yeditepe. Sebbene abbia studiato legge, il suo interesse e il suo talento per la recitazione lo hanno portato in questo campo. Yaman, che ha iniziato la sua carriera di attore nel 2014 con la serie TV Gone Only Slary, è riuscito ad attirare l'attenzione in breve tempo. La sua presenza carismatica, il suo bell'aspetto e il suo talento hanno lasciato una forte impressione sul pubblico. La svolta di Gianni Aman è arrivata nel 2017 con il personaggio Feritas Ulla nella serie TV Dolunay. La sua interpretazione in questa serie gli è valsa un'ampia base di fan e lo ha reso noto a livello internazionale. Il fatto che la serie abbia attirato grande attenzione in paesi come Italia e Spagna ha contribuito alla divulgazione di Yaman in Europa. Il personaggio di Candy Vit nella serie TV Arcangi Kus nel 2018 è stato un punto di svolta nella sua carriera. Questa serie, in cui ha recitato insieme a Demet Özdemir, ha avuto un grande impatto non solo in Turchia ma anche in tutto il mondo. Il suo successo, soprattutto nel genere della commedia romantica, ha reso Yaman un nome indispensabile in questo campo. La recitazione di Yaman non si limitava solo a un atteggiamento carismatico, ma attirava anche l'attenzione con la sua capacità di aggiungere profondità ai suoi personaggi. Soprattutto le sue interpretazioni nelle serie televisive Arcangi Kus e Bey False hanno rivelato il suo successo nel genere della commedia romantica. Yaman ha ricevuto grandi consensi riflettendo l'energia e la sincerità che porta ai suoi personaggi e al pubblico nel miglior modo possibile. Gianni Aman ha anche dimostrato di avere successo nelle scene d'azione delle serie TV Carabella e Bey False. Yaman, che ha vinto numerosi premi nella sua carriera, è stato premiato più volte nella categoria migliore attore. I suoi successi, soprattutto ai premi Golden Butterfly e Murex d'Or, dimostrano il suo talento come attore. Yaman, apprezzato anche in ambito internazionale, si è fatto notare anche con i premi vinti in Italia. Oltre alla carriera di attore, Gianni Aman attribuisce importanza anche ai progetti di responsabilità sociale. Conosciuto per la sua personalità filantropica e disponibile, Aman sostiene vari progetti sociali e sensibilizza in questo campo. Gianni Aman attira l'attenzione con le sue caratteristiche fisiche e con la sua recitazione. Aman, che è interessato allo sport, ha un corpo in forma e atletico. L'esercizio fisico regolare e una dieta sana lo aiutano a mantenere un aspetto energico e dinamico. Mostra anche la sua passione e disciplina per la recitazione mentre fa sport. Yaman afferma spesso che deve il suo successo nelle scene d'azione al suo background sportivo e alla sua disciplina. Poiché Gianni Aman è nato l'8 novembre, il suo segno zodiacale è lo Scorpione. Lo Scorpione è conosciuto come uno dei personaggi più misteriosi e profondi dello zodiaco. Le caratteristiche dello Scorpione includono l'essere appassionato, determinato, intuitivo e misterioso. Queste caratteristiche si manifestano anche nella personalità e nella carriera di Gianni Aman. Le persone nate sotto il segno dello Scorpione sono solitamente determinate e evolutive. Anche Gianni Aman ha questa caratteristica con la grinta che ha dimostrato nella sua carriera. Le persone dello Scorpione sono note per provare emozioni intense e Aman riflette questa intensità emotiva aggiungendo profondità ai personaggi nei progetti a cui prende parte. Gli scorpioni sono anche persone altamente intuitive, è possibile vedere questa intuitività nelle scelte di carriera e nei personaggi di Gianni Aman. Le persone sotto il segno dello scorpione hanno spesso un'aria di mistero, è noto che Aman mantiene questo atteggiamento misterioso nei rapporti con i suoi fan. Lo scorpione è associato all'elemento acqua, che aumenta la profondità emotiva e la capacità di empatia di Aman. Le persone di questo segno sono leali e impegnate nelle loro relazioni. La devozione di Yaman alla sua famiglia e ai suoi cari riflette anche le caratteristiche di questo segno zodiacale. Gli scorpioni sono anche personalità a cui piace affrontare le sfide. Gianni Aman ha ottenuto un grande successo superando le difficoltà della sua carriera. Un'altra caratteristica distintiva degli scorpioni è che hanno una forte volontà. Lo stile di vita sportivo e disciplinato di Yaman riflette questa forte volontà. Gli scorpioni sono noti per le loro personalità carismatiche e impressionanti. Con questo carisma, Gianni Aman ha guadagnato una vasta base di fan sia in Turchia che a livello internazionale. Poiché le persone dello scorpione pensano profondamente e analizzano, anche la profondità e la sottigliezza nelle performance di recitazione di Aman possono essere attribuite a questa caratteristica. Gli scorpioni sono conosciuti come persone affidabili e riservate. Aman ha la caratteristica di questo segno zodiacale di mantenere la sua vita privata lontana dagli occhi del pubblico.
Le persone di questo segno sono generalmente ambiziose e orientate agli obiettivi. Janiaman mostra anche un atteggiamento che punta sempre ad andare oltre nella sua carriera. Lo Scorpione è un segno zodiacale emotivamente intenso e il successo di Yaman nelle scene emotive della recitazione deriva da questa intensità. Gli Scorpioni sono persone che si fidano del proprio intuito e lo usano come guida. I passi giusti nella carriera di Janiaman possono essere attribuiti a questo aspetto intuitivo. Le persone di questo segno hanno anche un profondo senso della giustizia. Yaman esprime questo senso di giustizia partecipando a progetti di responsabilità sociale. Gli Scorpioni sono attraenti per natura e Yaman è riuscito ad attirare l'attenzione sugli schermi con questo fascino. Le persone dello Scorpione sono generalmente forti e resistenti. Il fatto che Yaman viva una vita fisicamente in forma e sana è un riflesso di questo segno zodiacale. Di conseguenza, lo Scorpione di Janiaman è un fattore importante che modella la sua personalità profonda, appassionata, determinata e intuitiva. Le caratteristiche di questo segno si mostrano chiaramente sia nella sua vita privata che nella carriera. L'influenza dello Scorpione su Yaman ha contribuito al suo riconoscimento come attore carismatico e di successo. Yaman, che si è fatto un nome nella carriera di modello e di recitazione, è diventato il volto di molti marchi famosi. Prendendo parte a campagne pubblicitarie e servizi fotografici, è diventata un nome influente nel mondo della moda. Il bell'aspetto e il carisma di Yaman lo hanno reso un nome ricercato sia in Turchia che a livello internazionale. Janiaman è molto attivo anche sui social. Yaman, che ha milioni di follower su piattaforme come Instagram e Twitter, continua a comunicare con i suoi fan attraverso queste piattaforme. Le foto e i video che condivide sui social media attirano grande attenzione da parte dei suoi fan e vengono spesso condivisi. Ma recentemente ha chiuso il suo account Instagram. Janiaman continua a farsi un nome con nuovi progetti nella sua carriera. Nel 2020 ha interpretato il ruolo principale nella serie TV Beirong e ha ottenuto nuovamente un grande successo. Yaman ha portato la gioia della commedia romantica al pubblico con il personaggio di Oh Gretasoy in questa serie. Questi risultati di Janiaman hanno dimostrato ancora una volta quanto sia un giocatore talentuoso e versatile. Yaman continua la sua carriera di attore sia in Turchia che sulla scena internazionale. Yaman, che ha una vasta base di fan soprattutto in Italia, ha svolto un ruolo da protagonista nel progetto chiamato Sandokan Giratoli e con questo progetto ha rafforzato il suo posto sulla scena internazionale. I successi di Janiaman non si limitano solo alla recitazione. Ha anche guadagnato l'apprezzamento di produttori e registi con la sua interpretazione in serie TV e progetti cinematografici. La posizione professionale e l'etica del lavoro di Yaman hanno contribuito a farlo diventare un nome rispettato nel settore. Sembra che Janiaman riuscirà a farsi un nome con nuovi progetti in futuro. La sua ascesa contribuirà all'ulteriore riconoscimento della televisione e del cinema turchi sulla scena internazionale. Janiaman continua la sua carriera con passi decisi come attore noto e amato non solo in Turchia ma anche in tutto il mondo.